Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un mio nuovo video sul mio canale, io sono Gabriele e oggi vi presento questo mazzoletto EX da ben 60 carte della nuova evoluzione di carte Pokémon. Iniziamo ad aprirlo, io ovviamente non ho visto niente. Allora, la prima cosa che troviamo dentro, leviamo, ed è questo. Questo è quello che c'è all'interno. C'è un'ulteriore scatola che noi apriamo con molta calma perché eccola qua. E qua è quello che ci presenta. Abbiamo una carta EX di Team Caton. E ve la faccio vedere. Ora, mettiamole da parte perché è molto importante. E questo è un'altra cosa che c'era dentro. E qua ci sono tante carte. Ve la faccio vedere, tutte queste carte. Possiamo iniziare. Abbiamo un sacco di energie. Moltissime energie che mettiamo sempre in parte e iniziamo con le carte. Abbiamo la prima evoluzione della carta che vi ho fatto venire prima, un'altra e un'altra. Non so perché ce ne sono così tante, ma andiamo avanti. Abbiamo anche qua un sacco di Drifloon, abbiamo un sacco di Nemi. E poi abbiamo delle Mega Ball. Almeno credo che siano 4. Sì, sono 4. Poi abbiamo 3 carte, 3 uguali carte, di la seconda evoluzione della carta X che vi ho fatto vedere prima. E poi abbiamo la evoluzione di Drifloon. E ce ne sono ben 3 carte uguali. Passiamo con le altre. Abbiamo 3 di questo Pokémon, di questa bella carta che secondo me è molto bella, e poi abbiamo 3 di queste pucciosissimi, guardatemi, sono altre 3 carte di questo Pokémon. Sì, sono dei Fittle, meno credo, non so l'inglese, più o meno. Poi c'è un Marmocchio, ce ne sono ben 2, e poi ci sono 2 Minor Ball, che sono delle specie di Pokéball, ci sono tanti tipi di Pokéball. Poi ci sono 2 blocco amici, ben 2, e poi 2 Pokéguard 3.0. Ce ne sono ben 2 Pokéguard 3.0. Poi ci sono 2 carte scambio, sono degli oggetti, e poi questo Pokémon che sembra un uccello dalla Elvis Presley, e Cantrufo della Elvis Presley, e sembra un uccello. Che tanto è quello. Poi c'è uno Zim, qua ce n'è solamente uno, e mentre l'ultima carta che ci mostra è un recupero di energia. Dopo tutte queste carte abbiamo anche questo, che è sono delle istruzioni che servono per far vedere come si gioca, e poi abbiamo dei segnalini danno. Ve li faccio vedere. Ok, poi abbiamo un altro regolamento, diciamolo, apriamolo per vedere ovviamente com'è al suo interno. Dietro si presenta così e così. Ovviamente adesso non vi posso far leggere tutto perché un attimino. Ok, poi abbiamo questo. Questo diciamo che è un libretto che ha tante pagine, vedi? Che è una guida rapida, c'è scritto qua davanti. Poi qua c'è una postazione per un giocatore singolo, cioè intendo che quando un giocatore si mette a giocare ad una partita di Pokémon, lui può utilizzare questo per mettere le carte appunto sul tavolo. Alla fine non c'è nient'altro, a parte... Ah sì, è vero. Ma c'è anche questa mi piace molto, che è una spilla con su scritta X. Dietro ha una Pokéball con su scritto Pokémon e non c'è nient'altro. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate tantissimi like e iscrivetevi. Ciao!